C'è qualcosa di crudele ma anche di affascinante in questo epilogo. Dal dischetto si decide la storia di questa stagione. Segnare il primo rigore è fondamentale. 1-0. L'ha messa dentro con grande sicurezza. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Trippier sta per calciare dal dischetto. 1-1. Freddissimo qui. È 1-1 adesso. È riuscito a riequilibrare l'incontro. E adesso è il turno del secondo rigorista. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità, responsabilità. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Fabian Ruiz tirerà il terzo rigore. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. La piazza alla destra del portiere, che freddezza! 3 gol per parte. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. Parato, grande salvataggio del portiere. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Portiere spiazzato e palla dentro. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. C'è il gol. I tifosi fanno bene a crederci ancora. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Un rigore che vale la vittoria. Non deve far entrare questa palla o è finita. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e ci è riuscito. E ora si va ad oltranza. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Se questo pallone non entra, la partita è finita. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Tocca al prossimo tiratore oltranza. L'ha piazzata nell'angolino in basso a sinistra. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Freddissimo. Non doveva sbagliare. Non ha sbagliato. Otto rigori, roba da perdere il conto. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. È dentro, c'è ancora speranza. Rigore calciato con grande sicurezza, deve averlo provato diverse volte in allenamento. Sarà il nono rigore a decidere finalmente questa partita? Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. Freddissimo. Non doveva sbagliare. Non ha sbagliato. E ora è il turno del decimo tiratore. Nessuno vuole mollare. Spiazza il portiere, insacca. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare.
La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Due portieri di fronte, una scena abbastanza inusuale. Una sfida di nervi e di testa fra i due. Ha spiazzato il portiere, no problem. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Tutti i rigoristi hanno già tirato, ma non è finita. Che errore, ma come ha sbagliato? Deve assolutamente parare questo rigore. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Fabian Ruiz calcerà dagli 11 metri. Splendida parata. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Non deve far entrare questa palla o è finita. Incredibile, doveva pararla a tutti i costi e c'è riuscito. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personali. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. È dentro, c'è ancora speranza. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Che disastro questo rigore. Non deve far entrare questa palla o è finita. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Rodri sarà il prossimo a tirare. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione e lui ce l'ha avuta. È il rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. È dentro, c'è ancora speranza. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Ha scelto il centro della porta. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Una parata fantastica. Grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Deve assolutamente parare questo rigore. Segna e chiude la pratica. Dopo un grande torneo ora possono finalmente festeggiare. Sono i campioni d'Europa, campioni d'Europa. Immagini di giubilo e tripudio dei protagonisti che si meritano di vivere appieno il loro momento dopo tanti sforzi. Perché il calcio non è solo spettacolo davanti all'obiettivo delle telecamere, ma anche duro addestramento individuale, nell'ombra,
e ora possono gridarlo: siamo noi i migliori.